Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, sono molto contenta di cominciare questo anno anche perché quest'anno ho pensato di fare diversamente dagli altri. Perché io ho appena finito di scrivere un testo a cui ho lavorato con passione per parecchio tempo, un testo di cui vi voglio parlare a lungo. Questo testo si intitola Una storia della Chiesa, una perché è evidente, è una nel senso che è la mia, è l'angolazione che io scelgo, perché la storia della Chiesa sono 2000 anni, è una cosa infinita, alcune storie della Chiesa che ho a casa 20 volumi, altri 10 volumi, cioè sono una cosa immensa. Io non ho fatto una cosa così, ho fatto una cosa che in 350 pagine, sono 360 per l'esattezza le pagine di questo libro che è edito da Cantagalli e che esce a fine settembre, in 350 pagine ho affrontato, quelli di voi che mi conoscono sanno che non sono abituata a sfuggire le polemiche, ho affrontato tutte le accuse, infinite accuse che il mondo pagano rivolge alla Chiesa e pianamente mi sembra di avere risposto. Certo, la mia è una prospettiva di fede, nel senso che la mia vita è stata salvata letteralmente dalla Chiesa, dalla predicazione della Chiesa. Adesso l'ho detto tante volte ma lo ripeto perché non... Chico e Carmen, i fondatori, gli iniziatori del cammino neocatecumenale, sono quelli che attraverso cui Dio si è servito per riprendere la mia vita e ricostruirla. Allora, è evidente che la mia prospettiva è quella di una persona che ha sperimentato che la Chiesa porta la salvezza e che quindi difende la Chiesa, questo è evidente perché mentirei se non facessi così. È anche vero che in 2000 anni sono successe tante cose, quindi la storia della Chiesa in questi 2000 anni ha affrontato tanti problemi, tante difficoltà, certo anche tanti peccati degli uomini, ma certo anche, oltre ai peccati degli uomini e infinitamente più di questi, una santità smisurata che attraversa questi 2000 anni di storia. Per esempio, Gesù aveva scelto 12 apostoli. 12 è un numero che ricorre spesso nella storia della Chiesa, 12 sono le tribù di Israele, perché Dio ha scelto 12? Perché ha scelto 12, questo è un numero, io non sono una cabalista, quindi non saprei dire perché 12, di fatto 12, e 12 sono gli apostoli, e di questi 12 uno, Giuda Iscariota, è un traditore terribile, che fa una morte orrenda, dopo aver tradito, perché il tradimento non porta mai felicità, e lui si impicca perché ha avuto un barlume di coscienza di quello che ha fatto, si impicca, tutte le viscere sue escono fuori, che quando uno si impicca non succede così, e gli animali che mangiano quelle viscere che gli vengono fuori dalla pancia, insomma è una fine orrenda quella di Giuda, ma gli altri 11 muoiono, a parte Giovanni, e che non si sa, Giovanni pare che sia morto di morte naturale vecchissimo, insomma gli altri muoiono tutti dopo martiri efferati che gli vengono fatti, quindi diciamo la santità nella Chiesa è sempre infinitamente preponderante rispetto al peccato che pure c'è, e c'è dall'inizio perché Giuda è uno dei 12. Come mi è venuto in mente a me di scrivere questa storia? Perché appunto è un lavorone abbastanza gigantesco, io sono pure presuntuosa, diciamo, però non incosciente. È successo che quasi 2 anni fa ormai avevo finito di scrivere Martin Lutero e non sapevo, io insegno storia della Chiesa in alcuni seminari Redentoris Mater del Cammino e quindi c'ho da lavorare, diciamo, ma i periodi in cui questi seminari stanno all'estero, i periodi in cui io sto a Roma, ho molto tempo libero, quindi ho pregato per 2 o 3 mattine Dio che mi dicesse se dovevo fare qualche cosa, che cosa dovevo fare. Dopo questa preghiera mattutina, le lodi,
Un giorno ero andata in una libreria del centro, una libreria cattolica, uscendo da questa libreria incontro uno degli 11 figli di un mio fratello di comunità che appena mi vede, io non l'avevo mai incontrato questo ragazzo in centro, appena mi vede mi fa: Angela, ma quando la scrivi la storia della Chiesa? Dio mi aveva risposto, quindi io ho passato questo tempo, ormai sono non proprio 2 anni, ma 1 anno e mezzo abbondante, ho passato questo tempo lavorando, quando non insegnavo, lavorando con passione alla storia della Chiesa e chiedendo l'intercessione, naturalmente, della Trinità, naturalmente di Maria, naturalmente dei vari santi che erano vissuti nelle varie epoche storiche che stavo affrontando, insomma. Questo perché lo dico? Lo dico perché io ho sentito proprio un grande aiuto mentre facevo questo lavoro che mi è stato dato. E anche questo non posso ignorarlo, lo dico. Allora, la storia della Chiesa. Oggi penso, adesso io non so esattamente, oggi è anche un giorno particolare perché dopo tanti anni che faccio questa trasmissione, il terzo lunedì del mese, io fissando l'aereo per andare a Sarajevo, dove andrò il 20, non avevo pensato di vedere che il lunedì 20, guarda caso, è proprio il terzo lunedì del mese. Quindi questa trasmissione io la sto registrando, il che significa che non ci possono essere domande alla fine perché non è in diretta. Recuperiamo, se Dio vuole, col prossimo terzo lunedì di ottobre, ma intanto questa non la faccio in diretta. Allora dicevo, io penso di fare, seguo il libro, seguo l'impostazione che ho dato al libro e penso di arrivare più o meno alla caratterizzazione di che cos'è la Chiesa all'analisi delle figure di Pietro e Paolo, che sono poi i patroni di Roma. Allora, la Chiesa c'ha un luogo dove nasce, certamente c'è un luogo dove nasce, questo luogo è Gerusalemme, faccio una precisazione. È chiaro che non si può fare la storia della Chiesa prescindendo dalla scrittura, dalla Bibbia, perché la storia della Chiesa è la storia di quello che succede quando, dopo la resurrezione, dopo la discesa dello Spirito Santo, gli apostoli fanno quello che Gesù aveva loro comandato, cioè Vangelo di Marco, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Questa è la storia della Chiesa, la messa in pratica, la messa in atto di quello che Gesù ha ordinato ai discepoli. Però questo è successo in un posto, questo è successo a Gerusalemme. E Gerusalemme è la città senza la quale la storia del mondo si capisce poco. Perché a Gerusalemme avvengono gli avvenimenti in qualche modo centrali della storia del mondo. Abramo va a sacrificare suo figlio, che poi Dio eviterà questa prova terribile che affronterà lui col suo unico figlio Cristo, ma Abramo gliela risparmia. Dove? A Gerusalemme, sul Monte del Tempio. Davide, il re per eccellenza, il prototipo di ogni regno, regna a Gerusalemme. A Gerusalemme c'è il Tempio, Salomone costruisce il Tempio, cioè l'asse del mondo, quella costruzione meravigliosa in cui la presenza di Dio era costante. A Gerusalemme il Messia che Israele ha atteso per 2000 anni va a morire dopo aver compiuto tutti i segni di cui di lui si dice nel Vecchio Testamento, li compie a Gerusalemme, compie quella morte orrenda profetizzata fra gli altri da Isaia, la morte del servo sofferente, a Gerusalemme è seppellito, a Gerusalemme risorge, a Gerusalemme appare a Maria e agli altri discepoli, a Gerusalemme discende quello che Gesù ha promesso, lo Spirito Santo, sugli Apostoli e Maria riuniti nel Cenacolo.
E da questo evento, che succede anche questo a Gerusalemme, parte la storia della Chiesa, perché dall'effusione dello Spirito Santo gli apostoli traggono la capacità di vincere la paura. Perché? Perché lo Spirito Santo testimonia la vittoria sulla morte, che in fondo è diciamo, il dramma e la speranza centrale della vita di tutti gli uomini in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Di questo parla la lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetto 14, quando riassume in poche frasi la storia degli uomini e dice che Cristo si è incarnato per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Per timore della morte Pietro rinnega Cristo, per timore della morte, eccetto Giovanni, tutti gli apostoli fuggono, non c'era nessuno sotto la croce, Giovanni, la Madonna, Maria di Magdala e altre donne, ma nessuno dei discepoli, terrorizzati dalla morte. Questa fotografia della realtà in cui viviamo, drammatica, che fa la lettera agli Ebrei. Questo timore della morte, che è la chiave per capire tutte le ingiustizie, tutto il peccato del mondo, questo timore è vinto grazie alla risurrezione di Gesù, che vince la morte, e è vinto perché lo Spirito Santo testimonia ai discepoli che, nel loro cuore, che questa morte è davvero vinta. Quindi loro perdono la paura della morte, è per questo che possono affrontare con la predicazione le persecuzioni che sempre accompagnano la predicazione. Quindi la storia della Chiesa nasce per questo evento formidabile che cambia, rivoluziona completamente la prospettiva di vita dell'uomo quando questo uomo riceve in se stesso lo Spirito Santo, cioè Dio. Perché in fondo la storia della Chiesa è la storia di questi uomini che sono diventati in qualche modo dei. Questo lo dice anche la Scrittura. Perché? Perché non solo l'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio, come dice il libro della Genesi, ma è fatto l'uomo, è fatto proprio, è tempio dello Spirito Santo diventa. Quindi, tempio di Dio. Allora, la storia della Chiesa che comincia a Gerusalemme, poi dopo, in tutto il proseguo del tempo, fino a quando non tornerà Cristo per il giudizio universale, alla fine dei tempi, c'ha un luogo che Pietro sceglie, Pietro è il primo degli apostoli, un luogo dove Pietro va, un luogo che Pietro sceglie a sua dimora, Roma. La Chiesa, si dice cattolica, apostolica, è romana e questo lo vedremo anche oggi, ma lo vedremo anche nelle puntate successive, l'essere romana della Chiesa è una caratteristica ineliminabile, perché ve lo spiego adesso. Quindi, quando è stata trasportata la sede di Pietro ad Avignone, è stato fatto un vulnus, una ferita enorme a questa storia della Chiesa, lo vedremo, alla natura della Chiesa, perché? Ricordate che c'è quella frase della lettera ai Galati, mi pare, sì, la lettera ai Galati, in cui Paolo scrive: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio. È chiaro che tutti, dall'inizio leggendo questa frase, i dotti, i dottori, i vescovi, i papi, tutti i cristiani che leggono la Bibbia, quando leggono quando venne la pienezza del tempo, si interrogano. E che cos'è questa pienezza del tempo? I dottori della Chiesa nei primi secoli hanno individuato questa pienezza nel tempo, del tempo, nell'impero romano, in Roma. Come mai? L'impero romano ha perseguitato, lo vedremo, ha perseguitato in modo orrendo i cristiani per 3 secoli, fino a Costantino, 3 secoli. Come mai?
Paolo, quando scrive ai Galati, può intendere la pienezza del tempo con l'impero romano. Questo è stato spiegato così dai padri. L'impero romano, se voi, io nel libro ho messo la cartina della massima estensione dell'impero romano, che è durato migliaia di anni, questo perché l'impero romano è finito definitivamente nel 1453 con la caduta di Bisanzio da parte dei turchi musulmani. L'impero romano d'Oriente e d'Occidente, Roma, è caduto nel 476 d.C., ma poi questo impero ha avuto una forza enorme di collante di tutte le popolazioni che erano intorno al Mediterraneo, tutta l'Africa settentrionale, tutto quello che si chiama Medio Oriente, fino a Palmira, tristemente famosa in questi giorni per quell'orrore che ci hanno fatto gli emissari del califfo, diciamo, e poi tutta l'Armenia, tutta l'attuale Turchia, tutta l'Europa che sta a sud dei due fiumi, a sud e a ovest del Reno e del Danubio, insomma una ecumene, una universalità estesissima in cui tutte le persone parlavano la stessa lingua, vivevano allo stesso modo, perché i romani costruivano le città secondo dei determinati modelli, bellissimi devo dire, se voi andate in Turchia, ci sono tanti, in Turchia, in Israele, in Siria, in Giordania, in Egitto, in Libia, in Spagna, in Inghilterra, in Francia, dappertutto ci sono rovine romane che mostrano l'altissima cultura, perché Roma, un po' come ha fatto recentemente l'America, Roma ha unificato questo possesso immenso e l'ha tenuto unito grazie essenzialmente alla cultura che era omogenea, tutti parlavano la stessa lingua, ci si capiva, tutti si capivano, avevano tutti la stessa legge, perché la caratteristica principale dell'impero romano, quella che ne fa un unicum nella storia del mondo, è la legge. La legge e quindi la tendenza che l'impero aveva verso la giustizia, che poi l'impero avesse degli aspetti di feroce ingiustizia, questo non c'è dubbio, è così, però contemporaneamente c'è questa tendenza a dare un equique suum, come dicevano i romani, a ciascuno il suo, a ciascuno quello che è giusto. Allora questo ambiente unificato dalla cultura, unificato dalla legge, aveva una pretesa, aveva la pretesa di identificarsi con il mondo. Questo lo dicono tutti, lo dice per esempio nel primo secolo avanti Cristo uno storico greco, Diodoro Siculo, che scrive: tutto il mondo come se fosse una sola città. Infatti non c'erano tante città, quando uno diceva vado alla città, vado in città, intendeva una città, l'urbe, che era Roma. Roma e il mondo fanno una giusta posizione che non può scindere l'una dall'altra. Roma è il mondo è Roma, questo pensavano. Per questo Paolo dice, quando venne la pienezza del tempo, perché questo tempo era unificato da Roma, Roma era l'universo. E il Vangelo, il messaggio cristiano è per il mondo, è cattolico, è per tutti, proprio come Roma che rappresenta il mondo. E guarda caso Pietro e Paolo vanno a Roma, finiscono la loro missione proprio a Roma, perché la Chiesa cattolica raccoglie e realizza appieno quello che in potenza era l'universalità romana. Ma questo io ho citato Diodoro Siculo, che è del primo secolo avanti Cristo, ma per esempio nel secondo secolo dopo Cristo c'è un retore famoso, si chiamava Elio Aristide, che scrive un encomio, una lode a Roma e dice: tutto qui è a disposizione di tutti, nessuno è straniero in nessun posto, perché certo Roma è il mondo. Più tardi, nel V secolo, un poeta latino, Rutilio Namaziano, scrive, parlando di Roma: hai costruito una sola patria per popoli diversi, hai reso il mondo
una città. Il mondo, una città, come la Chiesa cattolica, apostolica, romana. Ultimamente si mette poco l'accento su questa caratteristica della Chiesa, che è romana, ma se ci pensate è fondamentale. Perché la Chiesa è il contrario di ogni nazionalismo, è il contrario di ogni spirito di parte, e questo superamento per antonomasia del nazionalismo ce l'ha proprio Roma, lo realizza proprio Roma, quando nella pienezza del tempo nasce Cristo. I cristiani portano a compimento questa universalità, la realizzano appieno, perché, citiamo ancora Paolo, Paolo scrive ai Galati, parlando dei cristiani, non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Pensate alla meraviglia di questa affermazione, pensate in un mondo in cui tutti pensavano di essere di casa a Roma, ma tutti chi? Tutti quelli che non erano schiavi, e una grande percentuale di uomini era schiava, quindi non godeva di nessun diritto. E c'era una differenza sostanziale, quindi non solo fra liberi e schiavi, ma anche fra uomini e donne, anche se Roma mitigava molto rispetto a tutte le altre culture l'inferiorità della donna rispetto all'uomo, pur tuttavia c'era sempre la patria potestà, cioè che metteva il padre, metteva l'autorità dell'uomo su un piano molto superiore a quello della donna. Pensate adesso a questo messaggio che porta la Chiesa, che è davvero universale, la bellezza di questo aspetto, che a Roma, perché Roma pretende di essere universale, ma non lo è di fatto, e lo diventa grazie alla Chiesa, perché non ci saranno più né maschi né femmini, né femmine, né schiavi, né liberi, né giudei, né greci, perché anche qua Israele c'ha fortissima, lo vedremo fra poco, fortissima la consapevolezza della sua elezione, quindi della sua unicità, quindi della sua contrapposizione a tutto il mondo che è pagano, con cui assolutamente non si deve mischiare. E questo sarà proprio il primo dei problemi che la Chiesa dovrà affrontare. Come fare nei confronti dei pagani? Perché finisco il discorso e cito un'altra lettera di Paolo, questa volta ai Colossesi. Ribadisce Paolo, qui non c'è più greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti. Questa realtà della romanità, chi l'ha persa, cioè della consapevolezza che noi siamo cattolici romani, l'abbiamo persa moltissimo noi italiani, ma soprattutto noi italiani, e questo non è un caso. Perché non è un caso? Perché quando è stata fatta l'unità d'Italia, quando è stata occupata Roma, quando è stata trasformata l'urbe, la città mondo, nella città capitale d'Italia, è stata fatta una grandissima ferita a Roma. È stato fatto un gigantesco declassamento della realtà di Roma, che dal mondo è passata a diventare la capitale di una nazione di secondo rango. Ma la vera natura di Roma non è questa. Vi cito, tanto perché questo sia evidente, che solo noi abbiamo perso la consapevolezza dell'unicità di Roma, che è la città al mondo, vi cito un poema che è stato scritto da Chesterton, inglese, grande convertito, all'inizio del XX secolo. Chesterton scrive un poema epico che si chiama La ballata del cavallo bianco, molto bello, in cui in versi descrive il dramma che c'è sempre quando il male, quando la notte, quando il caos ha forze superiori a quelle della luce. A difendere l'Inghilterra dall'invasione dei vichinghi ci sono tre personaggi. Uno è un romano, si chiama Marco, un altro è un inglese e un terzo è un irlandese. Quando è chiaro che tutti e tre questi soccomberanno, il romano dice agli altri due,
non portate a casa il mio corpo, poiché tutto il mondo è terra di Roma e dunque io morirò a Roma. Lui muore fuori della patria, lui muore in Inghilterra mentre combattono inanimemente, con grandissimo coraggio, ma con forze infinitamente inferiori a quelli che hanno, quelli che vengono dal mare, dalla nebbia, dal buio e che vinceranno. Lui sa che morirà, ma dice: non riportatemi a Roma, perché tutto il mondo è Roma, quindi io morirò a Roma. Questo esempio ve l'ho fatto per ribadire come la consapevolezza della romanità, cioè e che questa romanità c'è solo a Roma, perché solo Roma può ambire ad avere questa pretesa. Quando nel 1804 Napoleone vorrà fare la nuova Roma a Parigi e vorrà portare il Papa come uno schiavetto, come un servitorello a Parigi, perché vuole fare e occupa Roma e fa diventare Roma provincia francese, proverà a realizzare a Parigi la nuova città mondo. Peccato che così non è, è solo Roma, anche se Roma è conquistata, ha subito diverse disfatte a Roma, diverse conquiste, diversi periodi orribili, orrendi, di grande sofferenza, di grande ingiustizia, ma è rimasta sempre Roma. Allora, c'è un altro aspetto che, oltre l'universalità che è fondamentale, la legge e la cultura, questo mondo unificato, c'è un altro aspetto molto interessante, in fondo, che riguarda una profezia, in qualche modo, fatta da Virgilio. Virgilio è uno dei massimi poeti della latinità, contemporaneo di Augusto, e Virgilio, fra le altre cose, fra l'Eneide e tante cose, ha scritto anche la quarta egloga, in cui canta, perché è una poesia, è un canto. Pensate quello che canta Virgilio: la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, cioè Dio con noi. E poi continua Virgilio: ecco la Vergine torna, già l'umanità nuova, da altezze celesti si cala, cioè viene un uomo nuovo che scende dal cielo. Sta per nascere un figlio, un puer, dice Virgilio, un ragazzo, e con lui la gente del ferro, cioè della violenza, declinerà, s'alzerà nelle terre la gente dell'oro, libererà i paesi dai morsi dell'angoscia, vita celeste godrà. Subito, figlio, senza opera d'uomo, la terra ti effonde le sue gentilezze. E poi dice: gli armenti non temeranno i leoni, cioè gli armenti, le vacche, le mucche, le greggi non avranno paura dei leoni. Sembra sentire Isaia. Parecchi secoli prima di Virgilio, Isaia aveva fatto la profezia della Vergine che concepisce il figlio. E aveva fatto la profezia del lattante che si trastulla sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e l'orsa pascoleranno insieme. Si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Vedete che questa meravigliosa profezia di Isaia, che prevede un mondo in cui non ci sarà più ingiustizia, un mondo in cui la Vergine partorisce, cioè un mondo in cui saranno fatte nuove tutte le cose, questa profezia, secoli dopo, in un ambiente completamente diverso, in ambiente latino, la farà con parole quasi simili il maggior cantore di Augusto, cioè dell'impero, Virgilio. Indubbiamente questo è un aspetto
molto curioso. Come curiosa è un'altra analogia fra la Roma pagana e la Roma cristiana. La Roma pagana c'ha come origine, sapete, due gemelli allattati dalla lupa, Romolo e Remo. E la Roma cristiana c'ha come origine due fratelli allattati dalla Chiesa, in qualche modo dallo Spirito Santo, che sono Pietro e Paolo. E questo aspetto da molti è messo in evidenza in questi 2000 anni di storia della Chiesa, per esempio da Leone Magno. Leone Magno, siamo nel V secolo. Leone Magno scrive, a proposito di Pietro e Paolo: «Sono questi i tuoi santi padri, i tuoi veri pastori, che per farti degna del regno dei cieli hanno edificato molto meglio e molto più felicemente di coloro che si adoperarono per gettare le prime fondamenta delle tue mura», cioè di Pietro e Paolo, di Romolo e Remo. E questo aspetto, questo paragone fra Romolo e Remo e Pietro e Paolo, lo fa anche Benedetto XVI in una delle sue meravigliose catechesi, ricordando questa analogia fra la Roma pagana e la Roma cristiana, analogia che in qualche modo la festa di Roma, è il 29 giugno, cioè festa dei santi Pietro e Paolo. Facciamo una pausa. Dunque, io ho messo molto più tempo di quello che pensavo a tratteggiare questa prima parte, che però è importantissima. Adesso, quindi io in qualche maniera finora ho fatto una specie di esaltazione di Roma, certo non solo Roma cristiana, anche Roma pagana. Certamente però la Roma pagana, se è vero che era la patria della legge, in qualche modo la patria dell'aspirazione alla giustizia, della cultura, dell'universalità, è anche vero che il Nuovo Testamento, in particolare l'Apocalisse, oltre alla prima lettera di Pietro, descrivono questo posto come un posto di immondezza, di orrore, come era. Perché la vita pagana, il paganesimo, è il regno, come dice tutta la patristica, è il regno dei demoni. Cioè non è che le divinità pagane sono angioletti, sono come una specie di sottodivinità nostre, come possono essere gli angeli o i santi, no? Questi sono diavoli. Gli dei romani, gli dei greci sono diavoli. E questi diavoli tiranneggiano gli uomini. A Roma si divertivano i romani, pensate che orrore, si divertivano a vedere morire le persone, a vedere sbranare dai leoni nel Circo Massimo, a vedere sbranare i leoni i cristiani, ma non solo i cristiani, i gladiatori si combattevano fino a che uno dei due non veniva ucciso, e questo era lo spettacolo, il più divertente spettacolo delle plebi romane. I romani c'avevano una promiscuità enorme, orge costanti nei loro divertimenti, nei loro banchetti che erano, c'avevano il triclinio e poi c'avevano un posto dove era possibile vomitare, perché andavano avanti per ore e ore e ore e non si poteva continuare a mangiare per ore e ore, bisognava interrompere un pasto dall'altro e interromperlo con cosa? Con un vomito. Quindi questa Roma, che per certi aspetti era veramente unica, peraltro era un mondo orrendo, un mondo di un grandissimo disprezzo dell'uomo. Quando Pietro parla di Roma, nella lettera che scrive, nella prima lettera scrive: «Vi saluta la comunità che è stata eletta come voi e dimora in Babilonia». Perché dice dimora in Babilonia? Marta Sordi, che è una grande storica dell'età romana, scrive che Pietro
dice così per non far capire dove stava, per non dire che stava a Roma, perché i cristiani dall'inizio sono perseguitati, e perseguitati, lo vedremo, in modo veramente terribile. E anche qui la grandezza della Chiesa, la grandezza, la vittoria dello Spirito Santo, che è Dio, che libera tutti quelli che sono stati martiri, torturati, uomini e donne, giovani e vecchi, anche bambini. Pensate alla forza, perché nella Chiesa è presente Dio, e questo si vede anche nei martiri, soprattutto si vede nei martiri, ma questo non vale solo per l'epoca romana, per l'epoca dei primi secoli del cristianesimo, vale sempre. Vi saluta la comunità che dimora in Babilonia. Allora Pietro non specifica dove sta, per paura, diciamo, per prudenza, meglio, certo, non per prudenza, e anche per dire che tipo di realtà c'è a Roma. Come a Babilonia Israele è stato deportato, e a Babilonia i babilonesi pretendevano che gli ebrei cantassero i loro canti mentre erano tenuti schiavi, mentre venivano oppressi, mentre i loro figli venivano uccisi, così Pietro sta a Babilonia. Pietro non dice che sta a Roma, è un, diciamo, maschera la sua presenza, ma Giovanni nell'Apocalisse, quando descrive la città orrenda che è Babilonia, la descrive in modo tale che è impossibile non riconoscere Roma. Sentite cosa scrive Giovanni. Le sette teste sono i sette colli sui quali è seduta la donna, e sono anche i sette re. Poi aggiunge, quella donna era ebra, cioè era ubriaca, del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quindi questa donna di cui Giovanni profetizza la distruzione, perché sarà distrutta la donna e sarà distrutta la bestia su cui quella donna è seduta, quindi da una parte la Chiesa descrive il mondo che la perseguita, la descrizione che fa di Babilonia e che fa di Roma indirettamente Giovanni, che non la nomina, ma ripeto, qua sette colli, sette re, è chiaro che si sta riferendo a Roma. Contemporaneamente gli autori sacri profetizzano la vittoria che già i cristiani prefigurano con la loro morte, che non cedono per paura di fronte ai tormenti, affrontano la morte, vincono quindi, ma prefigura la vittoria totale di Dio, perché il punto è, scrivendo questa storia della Chiesa, raccontando questi 2000 anni di avvenimenti, si vede proprio come Dio è Dio che non abbandona il suo popolo, e ogni volta nelle varie situazioni suscita dei carismi diversi, suscita dei santi diversi che rispondono alle angosce di quel periodo. E questo è profetizzato da Giovanni, che nell'Apocalisse prefigura i santi che gridano in cielo, esultano in cielo e dicono: è caduta Babilonia la grande. Alleluia, salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Egli ha condannato la grande meretrice che corrompeva la terra con la sua prostituzione, vendicando su di lei il sangue dei suoi servi. Questa profezia Giovanni la fa sia per quello che riguarda ovviamente il giudizio finale, ma anche perché Giovanni sa benissimo che tutte le Babilonie grandi, che tutte le città ebre del sangue dei martiri dell'agnello, subiranno la vendetta di Dio. E Dio, prima di arrivare alla fine dei tempi, una dopo l'altra le distruggerà. Allora adesso vediamo un pochino, fatta questa precisazione su Roma e su questa, in fondo, doppia natura, c'ha due facce. Da una parte è la donna ebra che distrugge la Chiesa, distrugge il corpo di Cristo, che lo vuole annientare, e dall'altra è la città mondo che permette la nascita del Salvatore. In questa caratteristica accompagnerà di doppiezza della realtà, perché è così il mondo. Il mondo c'ha dentro di sé, è stato fatto buono da Dio, però poi è stato rovinato dalla tentazione che Eva non vince, di cui Eva è succube, tentazione che porta il serpente,
e Eva e Adamo che mangiano il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male e quindi immediatamente diventano mortali. Allora c'è sempre la storia della Chiesa, va fra queste due polarità, da una parte lo Spirito Santo che ci testimonia che siamo per la vita eterna, perché Cristo ha vinto e noi facciamo parte di questa vittoria, e dall'altra l'angoscia che ci viene, che viene dal limite che ha la nostra natura peccatrice, perché sempre fino alla fine dei nostri giorni noi saremo peccatori, quindi la storia della Chiesa anche sta sempre fra queste due polarità. Allora, vediamo adesso brevemente le due personalità che vanno a Roma e che fondano la Chiesa romana. Da una parte Pietro, ma dall'altra anche Paolo. Pietro, ci sono alcuni versetti del capitolo 16 del Vangelo di Matteo che sono importantissimi perché descrivono chi è Pietro. Ma Pietro è colui che è per volontà di Gesù, perché Gesù esplicitamente gli dice, e lo dice solo a lui: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Capite che Cristo dà a Pietro un'autorità immensa. E gli apostoli, anche se Pietro è Pietro, cioè anche se Pietro è colui che ha rinnegato Gesù per paura, però Gesù gli dà questo compito. E gli apostoli l'hanno sentito chiaramente. E quindi negli atti degli apostoli, quando si vede che Pietro e Giovanni che era l'unico che non era scappato, vanno al Tempio, vanno a pregare, passano fra la gente, è sempre Pietro che parla, non è mai Giovanni. È sempre Pietro, perché? Perché a Pietro gli apostoli riconoscono il primato, perché si ricordano quello che Gesù gli ha detto: tu sei Pietro, la Chiesa è edificata su Pietro. Pietro è molto umile e forse, anzi, molto probabilmente Dio gli ha permesso di essere il grande peccatore che è stato, rinnegando Gesù, perché poi è diventato umile, perché poi sapendo di che pasta è fatto non si permetterà più di giudicare. Infatti sarà il più umile di tutti Pietro, e il governo di Pietro, il governo della Chiesa che fa Pietro, lo si vede leggendo gli Atti degli Apostoli, è un governo pieno di mansuetudine, pieno di mitezza. Vi faccio un esempio che è importante. A un certo punto Pietro sta pregando su una terrazza, gli scende, vede, entra in estasi, vede una tovaglia piena di animali immondi, perché sapete che nel Vecchio Testamento Dio fa una distinzione fra gli animali che si possono mangiare e quelli che non si possono mangiare. Ebbene, questa tovaglia scende dal cielo con tutti gli animali che non si possono mangiare fatti a pezzi, e una voce dice a Pietro: Pietro, alzati e mangia. Mai, Signore, mangerò niente di impuro entrato nella mia bocca, mai, Signore. Per tre volte si ripete questo sogno: Pietro, alzati e mangia questi animali immondi. Appena Pietro ha finito di fare questo sogno, bussano alla porta e sono gli inviati di Cornelio che sono venuti, perché Cornelio, che è un centurione romano, ha avuto la visione, era un uomo pio e Dio l'ha premiato per questo suo desiderio di conoscere la verità, e gli ha detto a Cornelio: manda due persone, vai in quella casa lì a Giaffa, c'è un pescatore chiamato Pietro, digli di venire da te. E così questi due erano arrivati, bussano alla casa dove stava Pietro e dicono a Pietro che Cornelio gli ha detto, perché ha avuto una visione, di andare con loro. E Pietro va senza esitare e va in casa di un pagano, cosa che gli ebrei mai potrebbero fare, perché gli ebrei considerano i pagani cani,
e non si possono mischiare, perché se si mischiano con i pagani diventano impuri. E la cosa fondamentale per un ebreo è non essere impuro, perché se è impuro non è santo, cioè non fa parte del regno di Dio. Eppure Pietro va, non solo va ma entra. E appena comincia a predicare, perché si rende conto che lui ci ha avuto questa tovaglia e ha capito che doveva mangiare quegli animali immondi in previsione di questo sogno che c'ha, di questa visione che c'ha Cornelio e di questa ingiunzione che Dio gli fa di andare a casa di Cornelio, appena comincia a predicare vede che tutte le teste dei pagani a cui predica si riempiono di quelle fiammelle che sono segno dello Spirito Santo, come era successo nell'Apocalisse, come era successo nel giorno della Pentecoste. E quindi capisce che chi è lui per dire che questi non fanno parte del regno dei cieli, chi è lui quando Dio li ha scelti e Dio ha fatto uguaglianza fra loro e gli ebrei e quindi li battezza. Questa realtà di Israele che va a tutti i popoli a portare la salvezza, già Isaia l'aveva prefigurata quando aveva scritto alla fine del suo libro: io verrò a radunare tutti i popoli e tutte le lingue, essi verranno e vedranno la mia gloria. Quindi Israele lo sa, perché è profetizzato da tanti secoli che Israele porterà la luce a tutti i popoli, però Israele fa fatica, quindi i discepoli che sono ebrei, tutti ebrei, fanno fatica a accettare che adesso gli altri sono come loro. Perché loro sono abituati a considerarsi come era l'unicum, la parte più preziosa dell'umanità. Quindi quando i discepoli, gli apostoli sanno di quello che è successo, che Pietro ha osato andare a casa di un pagano, Cornelio, che addirittura li ha battezzati, si scandalizzano e rimproverano Pietro. E Pietro che fa? Leggetevi che è bellissima questo episodio degli Atti degli Apostoli. Pietro che fa? Pietro non gli dice: razza di disgraziati, non capite niente, ma non vai. Pietro molto calmamente, molto umilmente gli dice: ma guardate, io ho fatto così perché è successo questo, questo e quest'altro. E allora anche loro capiscono che la parola di Isaia finalmente si è attuata e che Gesù li ha davvero mandati a tutti, a predicare a tutti, e quindi si rallegrano. A quel punto si rallegrano, però hanno messo sotto accusa Pietro, che è il loro capo, che peraltro loro riconoscono come tale. Nel corso dei secoli ci sono state tante dispute se Pietro è Pietro dall'inizio, nel senso esercita l'autorità, oppure se l'autorità di Pietro si viene a ingigantire nel corso dei secoli. Ma se voi leggete gli Atti degli Apostoli capite che così non è, che sono discussioni vane, perché dall'inizio Pietro è Pietro, perché dall'inizio Pietro ha la preminenza. Quando parla Pietro, no, come si dirà dopo, Roma locuta, causa assoluta. Quando Roma ha parlato, la causa è finita, perché non c'è sulla terra un grado di appello superiore a Pietro. Ma questo è così dall'inizio. Questa disputa che c'è stata all'inizio, perché Pietro è andato da Cornelio per battezzarlo, in fondo, per predicare e battezzarlo, non finisce lì, continua. Perché prima che gli apostoli capiscano proprio, lo capiscono bene, che non c'è differenza fra loro e i pagani diventati cristiani, passa tempo, ci sono le contraddizioni della vita, ce n'è un'altra, subito succede, e qui entra in gioco Paolo, perché Paolo converte i pagani e non li fa circoncidere. E questo è uno scandalo, ma come? Dall'inizio della storia della salvezza, il segno che Dio fa la storia della salvezza col suo popolo, cioè con Abramo, è che Abramo è circonciso. Infatti Abramo si fa circoncidere ed è vecchissimo, ha quasi 100 anni, cioè è anche pericoloso, molto dolorosa la circoncisione, ma non solo lui, tutti si devono circoncidere, quindi come si può prescindere dalla circoncisione? Eppure Paolo e Barnaba
prescindono dalla circoncisione e battezzano senza che i pagani siano circoncisi. E anche qua succede il finimondo a Gerusalemme. Tutta la parte cosiddetta giudaizzante dei cristiani si ribella e non è possibile, questa cosa deve finire, è uno scandalo. Allora Paolo e Barnaba da Antiochia, dove nasce la Chiesa, dove per la prima volta, dice il libro degli Atti, i fedeli sono chiamati cristiani di Cristo, da Paolo e Barnaba vanno a Gerusalemme, dove c'è quello che è noto come il primo concilio, nel 49 d.C. a Gerusalemme tutta la Chiesa si riunisce per quello che si chiama primo concilio, che discute su che cosa? Discute sul fatto se i pagani convertiti devono essere circoncisi o no, e c'è una discussione molto accesa. Sentite quello che scrive il libro degli Atti. Dopo lunga discussione, Pietro ascolta, Pietro è mite, Pietro è umile, ascolta, dopo lunga discussione Pietro si alzò. E qui le parole di Pietro sono da spartiacque fra l'ebraismo e il cristianesimo, perché Pietro dice: Dio che conosce i cuori ha reso testimonianza in loro favore, cioè in noi, il nostro favore dei gentili, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi, e non ha fatto nessuna distinzione fra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. Quindi, questo è un passaggio storico da cui nasce la Chiesa che si differenzia e poi sempre più si differenzierà da Israele. Pensate che la prima generazione dei cristiani sono tutti ebrei, tutti gli apostoli sono tutti ebrei, tutti i primi discepoli sono tutti ebrei, la seconda generazione sono praticamente tutti papi, sono tutti persone che vengono dal mondo dei gentili, dal paganesimo. Ancora un altro aspetto riguarda sempre questa difficoltà di accettare a tutti gli effetti i pagani all'interno della Chiesa, cioè all'interno della comunità dei cristiani, e riguarda la mensa. E anche qui c'è Pietro, che è il primo, che si potrebbe dire va in visita apostolica a Antiochia a vedere quello che avevano fatto Paolo e Barnaba, e di questo aspetto parla non il libro degli Atti, ma parla Paolo nella lettera ai Galati, perché Pietro va e all'inizio mangia tranquillamente con tutti i cristiani, sia di origine israelitica che di origine pagana, gentile. All'inizio non fa problema, dopo però gli vengono come degli scrupoli, si allontana dalla mensa comune perché di nuovo gli ebrei: ma come tu mangi con i pagani? Non è possibile. Sapete che se voi invitate, in teoria nessun ebreo osservante dovrebbe venire a mangiare a casa di un gentile, se un ebreo osservante viene a mangiare a casa mia si deve portare i suoi piatti, le sue posate, i suoi bicchieri, perché sennò si sporca, si contamina con me e con le mie stoviglie, perché gli ebrei sono veramente gli eletti di Dio. Allora c'è un nuovo problema, risolto il problema del battesimo dei pagani, risolto il problema della circoncisione, c'è il problema della mensa, e Paolo rimprovera Pietro a viso aperto, scrive nella lettera ai Galati: mi opposi a lui a viso aperto, perché evidentemente aveva torto, perché giustamente dice Paolo: se per timore dei circoncisi ed evitarli, se la giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto invano. Questo dice Paolo, cioè se tu sei giustificato non per la fede, quindi non per il battesimo, ma perché compi la legge, questo vuol dire che Cristo è venuto a morire, ha subito quel martirio e non c'era nessun bisogno che lo facesse, perché bastava compiere la legge, a parte che nessuno poteva compiere la legge. Ma insomma, e allora Pietro capisce che
sbagliava e capisce che ha ragione Paolo e che i pagani convertiti hanno davvero lo status di fratelli, come poi scriverà Paolo agli Efesini. Dunque voi, sta parlando dei gentili convertiti, dunque voi non siete più stranieri né ospiti, non siete più ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti e avendo come pietra angolare lo stesso Gesù Cristo. Questo adesso la cosa è finita, ormai è superata, tutte le dispute possibili con la mensa, con l'annuncio e con la circoncisione sono state chiarite, è stato chiarito che ormai anche i gentili fanno parte del mondo degli ebrei e questo, diciamo, è anche il grande merito di Paolo di Tarso e dell'umiltà di Pietro che ha accettato la lezione che gli dava Paolo in quel senso. A Pietro Gesù predice di che morte morirà, perché nel Vangelo di Giovanni, alla fine del Vangelo di Giovanni, Gesù dice a Pietro: quando sarai vecchio, un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Pietro muore crocifisso a testa in giù e la profezia, cioè questo pescatore innamorato di Gesù, ma terrorizzato dalla morte, che per paura della morte rinnega Cristo, tradisce Cristo, poi dopo, una volta confermato dall'azione dello Spirito Santo che lo divinizza in qualche maniera e reso umile, segue Gesù, segue le orme di Gesù e va in croce, ma non si ritiene degno di morire, come Gesù si fa crocifiggere a testa in giù. E qui è anche profetizzata in qualche maniera la storia dei Pietri, la storia dei successori di Pietro, i quali i primi tre secoli diventare papa significava in qualche modo firmare la propria assicurazione per il martirio, perché sono morti quasi tutti i martiri, persecuzione terribile. Ma poi sempre Pietro, essendo Pietro, è stato perseguitato. Abbiamo visto che è successo, che cosa è successo a Giovanni Paolo II. Aliaccia lo voleva morto, è andato in piazza San Pietro, solo l'intervento di Maria ha impedito che morisse. Tante altre volte altre persone in altri posti hanno attentato alla vita di Giovanni Paolo. Abbiamo visto anche la persecuzione che ha subito Benedetto XVI. Cioè, negli ultimi secoli questa funzione di Pietro, che testimonia con la vita la sua fede, è tornata d'attualità, diciamo. Questo è stato sotto Napoleone, Pio VI, Pio VII, insomma, questa sorte che è toccata a Pietro, la sorte dei papi, certamente è un grandissimo onore, certamente è un grandissimo onore che costa, che si paga con la persecuzione, ma che quindi dà gloria a Pietro. Allora, il tempo mi è volato, buon anno a tutti, buona giornata, sono contenta di aver ricominciato, sono contenta di poter rifare insieme a voi questo percorso meraviglioso della storia di Dio con gli uomini, che è la storia della Chiesa. Buona giornata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.